Basta. Basta, 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 basta. Io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Io non so più come descrivere ciò che ci sta accadendo nel corso di questa stagione. Ma perdere le partite in questo modo sta diventando un qualcosa che non si può sopportare, che non si può sopportare. Nel momento in cui eravamo totalmente padroni del campo nel secondo tempo, dentro di me ho pensato, con un po' di coraggio in più questa partita la possiamo vincere. Ma il problema è che in questo momento il peggior pericolo del Napoli è se stesso, un'intera partita nella quale alla Lazio non abbiamo concesso neanche un'occasione da gol e come la andiamo a perdere con il solito gol regalato, con il solito gol regalato. Veramente io non so più che dire, non so più che dire. Nel primo tempo, si è visto un Napoli forse un po' troppo rinunciatario, ma un Napoli che ha fatto un'ottima fase difensiva e che, ripeto, non ha concesso nulla alla Lazio. Poi nel secondo tempo siamo stati totalmente padroni del campo. Abbiamo avuto per tutti i 45 minuti di gioco il possesso palla, abbiamo concluso la partita con il 64% di possesso palla. Abbiamo avuto due occasioni importantissime, di cui una il solito maledetto palo preso da Zielinski al termine di una grandissima azione. E senza dubbio si sono visti dei grossi miglioramenti. Si è vista una squadra compatta, organizzata, che soprattutto nel secondo tempo, ripeto, è riuscita anche a trovare delle ottime trame di gioco. Ma così come nella gara con l'Inter, questi miglioramenti hanno portato a nulla, non hanno portato a punti perché noi regaliamo i gol, regaliamo i gol. All'ottantesimo minuto, pallone ad Ospina. Immobile gli fa pressione. Non si sa perché non spazza il pallone, Immobile gli prende palla, tira, ma è assurdo ciò che fa Di Lorenzo. Perché lì non ha stoppato il pallone? Perché ha tentato di spazzare di prima e tentando di spazzare ha svirgolato il pallone e se l'è buttato dentro, ma dai. Cioè, veramente in questa stagione ci sta succedendo di tutto. Non so se potrà succederci qualcosa di ancora peggiore, ma ormai qui veramente non c'è limite al peggio. Incredibile, incredibile. Incredibile. Isai, partita perfetta in fase di marcatura. Allan, ottima partita anche da parte sua. In questo momento coloro che sono improponibili sono Insigne e Fabian Ruiz, che sbagliano veramente di tutto e non si reggono in piedi, soprattutto Insigne. Cagliecon anche si vede che è il lontano parente del Calleion che conosciamo. Però ripeto, nel collettivo, nel secondo tempo è stato un gran bel Napoli, un Napoli che non meritava per nulla la sconfitta, anzi, meritava la vittoria molto di più rispetto alla Lazio. Lazio che senza alcun dubbio è una grande squadra, ma ultimamente sta avendo anche una fortuna incredibile. Quasi tutte le partite le sta vincendo nei minuti finali. Rimaniamo a 24 punti, ci ha superato anche il Milan. Domani ci possono superare anche Bologna e Verona. La situazione è drammatica. Drammatica a dir poco. E ora la partita con la Fiorentina è una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi.
Forse è l'ultima spiaggia. Ormai possiamo dire addio alle speranze di quarto posto, ma almeno il piazzamento Europa League dobbiamo conquistarlo assolutamente per quantomeno restare nell'ambito europeo. Perché già è un dramma non fare la Champions, ma non fare neanche l'Europa League sarebbe veramente un disastro di grandissime dimensioni. E vabbè, nulla più da dire, sempre più scioccato e distrutto da tutto ciò che stiamo subendo nel corso di questa stagione. E vabbè, ragazzi, detto questo io vi saluto, ora si ritorna in campo martedì in Coppa Italia contro il Perugia, Coppa Italia competizione nella quale dobbiamo dare il massimo. Perché probabilmente squadre come Lazio, Inter, Juve, Roma che si stanno giocando obiettivi in campionato potrebbero, diciamo, non dare il massimo in Coppa Italia e noi potremmo approfittare di ciò. Ricordiamo che la vittoria della Coppa Italia oltretutto dà il diretto accesso alla fase a gironi di Europa League. E che dire, bisogna ripartire dai miglioramenti che abbiamo visto nella seconda frazione di gioco. L'unica pecca è stata il fatto che comunque ancora una volta si è vista una squadra impaurita, una squadra che non tenta la giocata, che non cerca subito la soluzione offensiva in tantissime azioni. Potevamo portare il pallone avanti, ma invece passavamo il pallone all'indietro. E vabbè, ragazzi, detto questo, vi saluto per davvero questa volta. Ciao a tutti e sempre e comunque Forza Napoli.